coltivando da qualche mese un'idea un po' più pessimistica, che ci siano dei problemi secondari. È vero che noi parliamo di pace da sempre, di immigrazione, di solidarietà, di ambiente, di giustizia per tutti, di solidarietà, eccetera. Ma è anche vero che probabilmente i problemi poi veri sono altri, o almeno quelli che la classe politica dirigente, un po' di tanti paesi del mondo, va a curare, sono altri. Perché altrimenti noi non continueremo a parlare sempre di queste cose per anni, ma le cose si sarebbero anche via via risolte. E guardate che la situazione non è migliorata, perché se da una parte si dice la pace non è notizia la pace, no? La guerra è notizia, ma la iella di questi giorni che neanche la guerra è più notizia, neanche le guerre fanno più scandalo. Sì, dopo un po' si metabolizzano e tutti continuiamo a pensare che sia normale avere delle guerre al mondo, no? Gente che si scanna, gente che si ammazza, vedendosi si ammazza. Ma a un certo punto accendiamo la radio o il televisore e sentiamo queste notizie e ci scivolano addosso, ma lo fanno tutti, nessuno credo che sia così esente. Allora, io penso che veramente bisogna ricominciare, è molto interessante, suggestiva la cosa che ha raccontato Antonino di Gabriel García Márquez, che bisogna ricominciare dagli uomini, insomma l'umanità ha bisogno di umanità, ecco, questa è un po' poi la formula in poche parole. Io credo di aver parlato anche troppo, insomma di solito non è il mio mestiere, i cantanti già bisogna farli fuori quando sono piccoli, perché poi quando diventano grandi fanno dei danni inverosimili, ma poi quando parlano sono devastanti. Mi auguro veramente che non ci siano, guardate, il giorno in cui non ci sarà più una riunione come questa vuol dire che il mondo sarà migliore. Quindi bisogna non farle più questa, ecco, bisogna augurarsi che queste cose non ci siano mai più e che invece si possa piantare, prendere il legname dalla Basilicata, venire qui e cantare in questo teatro visto che nessuno... Bravo! Vorrei veramente, comunque dietro a queste parole, insomma, siccome io sto pur invecchiando, rimango comunque una persona timida, ringraziare veramente per questo riconoscimento, per questo titolo, è veramente un grandissimo onore. Io ho avuto anche l'occasione, anche con Franco Scemi, di trovarci in altre volte in cui è stato dato questo riconoscimento, una volta a Roma, a Borghello, che tra l'altro è stato uno dei partecipanti ad Oshan. Quest'anno, pensate, doveva venire Peter Gabriel, che mi sembra che sia stato un altro dei riceventi. In qualche maniera l'ho preso pure quando è stata premiata la Nazionale Cantanti, perché dal 2003 io sono stato reintegrato qui ancora con meno merito, anche come giocatore di football, così insomma, chiaramente oramai recidivo e ripetente, fuori corso direi, insomma, sicuramente. Ecco, veramente grazie, è una cosa che noi non ci attendevamo, è una piccola storia che è nata su una piccola isola, ma abbiamo pensato tutti che siccome il mondo tutto insieme non lo puoi cambiare, devi cominciare da qualche pezzetto.